Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con tempi supplementari, tutto il calcio dalla serie D fino alla prima categoria Umbra. Girone A faremo il punto, lo stato dell'arte su quello che è successo nell'ultimo weekend e come dico sempre ci proietteremo gioco forza sui prossimi appuntamenti che riguardano le nostre Alto Tiberine. Intanto, prima di iniziare, eh, io mi aggiungo al comunicato stampa che ci ha inviato la Virtus San Giustino. Eh, in qua, nel comunicato si ricorda una figura importante, Massimo Giuliani, più conosciuto come il Fara. Giocatore prima dell'US San Giustino, poi dirigente e fondatore della Virtus San Giustino, che ci ha lasciato proprio in queste ore a eh, nome mio e di tutta la redazione un, un abbraccio alla famiglia e che dire ne stiamo dando un po' troppe di queste eh, comunicazioni di servizio ma tant'è giusto ricordare eh, gente e persone che hanno amato tanto il calcio tanto lo sport persone appassionate che purtroppo non ci sono più bene, dovendo parlare di calcio ben trovato al Presidente San Sepolcro Giorgio Lacrimini. Buonasera. Poi faremo un discorsino. Mi dite. Io e Francesco Fabbri. Buonasera. Che ruolo? In, che, che incarico nel Cinardi? Faccio il team manager. A ah, tempo. quindi il matematico di professione insegnante di matematica e team manager. Questa nuova figura molto importante tra l'altro. Eh. Allora, eh, Vogliamo partire con uh, Giorgio Lacrimini, Francesco, così almeno te ti sciogli un po'? Senza. Perché tu mi dicevi, devo sciogliermi un insegnante che di solito è abituato, Giorgio, a, a chiamare, no? A parlare. A parlare i ragazzi. Oggi lo uh, asfaltiamo, così almeno saranno contenti i suoi ragazzi. Senti, Giorgio, è venuto Giovanni eh, in un momento di ripresa, poi ci sono state queste due partite... Lasciami dire strane, eh, quella con l'Olimpia Tyrus, sinceramente, devo cercare di capire quello che è successo. è un punticino domenica scorsa. Non dico sei punti, ma quattro, me ne aspettavo, c'è da soffrire fino all'ultima giornata, cioè davvero! Cioè, io ho messo nello stesso piatto della Bilancia il Borgo e la Fiorentina. Io <ride> sono destinato a soffrire. Che è successo in questi 15 giorni? Ma, eh, sai bene che insomma, non, è, non, è facile, non è mai facile né fare un campionato di, vertici, di vertice a, sempre ad alti livelli, ma eh, non è nemmeno eh, così facile ottenere tutte le domeniche dei risultati importanti o pieni. È logico che ci può, ci può essere qualche incidente di percorso. Riguardo a queste ultime due partite, beh, sono... State anche analizzate facilmente, nel senso che eh, l'Olimpia Tirus è una squadra abbastanza eh, dinamica, giocatori che, che ci hanno messo in difficoltà eh, e logicamente due episodi che ci hanno penalizzato, credo anche in maniera eccessiva, a, hanno poi determinato il risultato. Eh, abbiamo superato, va superato subito questo... Questo aspetto negativo, questi, queste, queste prestazioni. Che poi, eh, prestazioni nel vero senso della parola non, non è stata totalmente negativa. Un risultato che, che ci può stare. E domenica, in realtà eh, si è dimostrata tutt'altra tutt partita e, e tutt'altra squadra attenta. Ha dimostrato ancora una volta la propria personalità e il proprio carattere. E siamo andati in vantaggio meritatamente poi. Eh, un episodio anche in questo caso ci ha penalizzato, eh, quindi la cronaca la sapete tutti. Quindi niente, siamo, siamo pronti ogni domenica a, a episodi. È logico che occorre, eh, secondo me, visto che un po' di esperienza ce l'ho, analizzare eh, quando siamo in campo che è, quella che è la situazione. Eh, Bisognerebbe avere più lucidità eh, e, e quindi sulla base di questo essere più furbi. Poi, De logico... Detto ciò, Giorgio, questi sono i risultati e fortuna che nulla è cambiato. No, eh, al di là del fatto che ci poteva stare eh, la vittoria del, dell'Ellera o, ecco, o le altre hanno guadagnato tutti, tutte, però credo che il, nostro, il campionato eh, in questo momento, e visto anche l'andamento, sia quello di continuare a, a crederci, dare alla da parte nostra, da parte della società, dare tutto quello che è il, il nostro sostegno all'allenatore, alla squadra per, fare, per far sì che eh, sia altrettanto corrisposto eh, nelle loro prestazioni le loro prestazioni. E quindi, eh, sostenerli in tutto e per tutto. Ci, ci, ci proviamo, ci crediamo, il momento è questo, però è logico che sappiamo che il calcio è aleatorio, in certi casi ci sono dei rischi, ci sono delle situazioni che sono anche imprevedibili, quindi finché siamo qui eh, siamo, siamo contenti e, e ripeto, sarebbe bellissimo poter coronare un sogno come quello di, di una promozione. Sì, eh, io dico speriamo che sia l'anno giusto perché se no eh facciamo sì. il paio con la Virtus San Giustino. Io vorrei andare in pensione con il Borgo in Serie D e la Virtus in promozione. No, di che, caro Francesco, e cioè, il Selci, mi, a me mi io accontento della promozione. Se ci va bene la promozione. <coughs> Francesco, sì. al di là dei risultati, degli ultimi risultati, io ho sempre detto... Eh, non credevo che Baldovini fosse un buon tecnico per quanto riguarda le prime squadre, perché ha fatto tanto bene sempre solo nei settori giovanili. Io mi sono ricreduto, mi devo ricredere, tanta roba. Perché poi, dico sempre, con quattro spicci si sta facendo un campionato superlativo. Qual è il segreto del Silci, Francesco? Ma è difficile dare una risposta a questa domanda, è difficilissima. Sicuramente stiamo facendo una, una stagione, secondo me, molto positiva, anche perché abbiamo cambiato 13 giocatori che non sono pochi, un allenatore che veniva appunto da un settore giovanile. Forse il nostro, il nostro segreto potrebbe essere la crescita dei nostri giocatori importanti e l'arrivo di, di giovani portati da questo mister di, di grande qualità. Secondo me questo è un po' il segreto nostro quest'anno oltre a un'organizzazione societaria un pochino più strutturata, con più persone che sono intorno alla prima squadra, che rispetto all'anno scorso ecco, era un aspetto che un pochino mancava. Questo qua. Quindi... Eh, credo anche che eh, Luca, conoscendo molto i giovani del nostro territorio, sia stato in questo caso quel qui di in più che ha permesso al Silci di andare sul sicuro, perché sinceramente la batteria dei ragazzi che compongono la rosa del Silci, è eh, tanta roba ragazzi. Cioè, io ho visto giocare il Silci un paio di volte, sono venuto là chiaramente in forma anonima, e sinceramente mi è piaciuto. Sì. C'è cioè, una squadra che ha un'idea di gioco, sa quello che può fare in quel determinato momento, sa quando l'avversario non ti consente di farlo. Quindi sa giocare anche di rimessa. Però quando sa che può menare le danze le mena. È quello che dico: ottimo campionato. Ora è chiaro, salviamoci prima possibile, e poi ci divertiremo, sì. Francisco, no? Sì, l'obiettivo è quello, anche se ancora il campionato è lungo, siamo a metà, tra eh, l'altro abbiamo una trasferta difficile a Viole, poi riposiamo, poi abbiamo il Piero Antonio in casa e, e la Piero Lunghese fuori casa, quindi due grandi squadre. Abbiamo un calendario complesso, però finora abbiamo reso quasi meglio con le grandi che con le piccole, come hanno scorso <coughs> l'unica scorsa con il Tavernelli, quando abbiamo giocato alla pari. E ecco, se avessimo segnato prima noi, probabilmente la partita avremmo portato a casa i tre punti, che sarebbe stato fondamentale. Senti, è chiaro che io non posso eh, prendere spunto da una partita, cioè, lì si vede davvero che sono delle differenze, no? Però se il Silci avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla Francesco secondo me. Sicuramente partita equilibrata, siamo molto contenti della prestazione dei nostri ragazzi che hanno giocato alla pari contro giocatori di grande livello. La partita si sa, basata molto sugli episodi e si vedeva che il primo che segnava probabilmente avrebbe vinto la partita. Noi l'abbiamo sbagliato e loro l'hanno fatto e quando è dato così. E quello che manca probabilmente è, diciamo è riuscire a cogliere l'attimo, avere il centravanti cinico che ti risolve le partite e credo che questa sia una costante e dalla Serie A fino alla terza categoria in Toscana perché in Umbria non c'è più se hai un centravanti che ti garantisce qualità, che ti aiuta e ti sopporta nei momenti di difficoltà si riesce davvero a fare campionati importanti senti Giorgio Tornando al San Sepolcro. allora, ti dico una cosa che so, tanto sai chi io sono, però te la dico in maniera legale. Poi ti dico se è vera o no. Allora, perfetto. Tra Natale e Capodanno, a precisa domanda per quale motivo è stato acquistato Riccardo Valori, è stato risposto da un importante dirigente del San Sepolcro noi dobbiamo salire in Serie D, quindi quest'anno l'obiettivo è questo perché Riccardo Valori capisci, cioè è qualcosa di importante. Eh, è davvero l'anno in cui o si fa l'Italia o si muore, ma io ti ripeto, la in tutta sincerità. In, 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 ma eh, mai ci siamo trovati. In questo periodo ad essere eh, primi in classifica o, 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 nei, o nei primissimi posti, quindi ciò rappresenta un motivo, un'occasione, un'opportunità per tutti per provarci. È logico che eh, sappiamo che eh, non è facile perché eh, abbiamo delle concorrenti agguerrite, però ti ripeto: da parte nostra, da parte della società, ci sarà tutta la, la volontà a, a provarci a. L'abbiamo dimostrato acquistando valori, l'abbiamo dimostrato probabilmente mettendo a disposizione eh, anche del Mister una rosa che è abbastanza competitiva ed è abbastanza numerosa. Logicamente eh, quando a novembre si fa, a dicembre si, fanno, si fa mercato, eh, c'è un po' eh, un, è un momento di spartiacque, quando eh, si va bene si cerca di acquistare e di vendere in maniera eh, con criterio e quando le cose vanno meno bene è, è, è più, sono più le uscite che le entrate. In questo caso c'è stata un'entrata, che è stata quella eh, che dicevi di Riccardo, e nello stesso tempo c'è stat stata un'uscita, un'uscita che è stata determinata da una volontà eh, condivisa, che è stata quella di Boriosi, che alla fine... Non trovando spazio, non avendo in maniera poi ragionata veramente l'occasione per dimostrare quanto fosse valido come, come giocatore, eh, abbiamo preferito consigliarlo e, e, e d'accordo con lui, eh, destinarlo ad, ad, ad un'altra società. Quindi, eh, mantenendo però quella che è la rosa, una rosa numerosa, una rosa che eh, credo che se si fosse. Ehm, anche mh, privata di tre o quattro elementi, eh, nessuno avrebbe detto niente. Però ci siamo resi conto che per lottare fino alla fine, occorre anche ecco, avere una seconda squadra, fra virgolette, anche perché gli impegni sono tanti, e ai noi comunque. Qualche incidente di percorso è capitato? Sì, allora io vorrei cercare anche di eh, capire che cosa può aver fatto per beccare quattro giornate, tu hai giocato ca a calcio a buoni livelli io un po meno non so francesco però per prendere quattro giornate Giorgio dai ora, è via. ora eh. questo è un particolare che No, io voglio magari vorrei, vorrei no no eh. ci torniamo perché possiamo parlarne tranquillamente visto che è, è stata una cosa eh, anche un po particolare eh, analizzando tutto quanto eh, abbiamo fatto tra l'altro anche un ricorso che non è andato a buon fine perché eh, probabilmente eh, è, sta, è, stato, non lo so, è stata portata avanti quella che era la, la, diciamo, le, le disamine del, dei guardalini e degli arbitri però voglio dire che eh, le immagini che ci sono che ci Ma io sono mi riferisco state, alle immagini eh. esatto, eh, tutto può Aver fatto innervosire, arrabbiare o indispettire l'arbitro e il guardaline. ma eh, il comportamento non è stato, non era eh, sicuramente da, per una squalifica di quattro giornate: ma, allora, o è successo qualcosa che non sappiamo, Francesco. Negli spogliatoi o prima degli spogliatoi, o è volata qualche parola di troppo con la, con la terna arbitrale. Ma credo che Essu lo avrebbe detto, sì, no, no, ma e lui, questo a me non risulta. A, abbiamo, abbiamo Fra, a me tutto. questo, Giorgio non risulta. No, no assolutamente. C'è stata una. Eh, diciamo. E eh, è, è, è un giocatore che parla molto. Parla molto con gli arbitri, si fa sentire un po' per la sua esperienza, un po' per il fatto che spesso eh, e volentieri esatto, eh, il suo carattere viene fuori. Però è anche logico che eh, dall'altra parte ci deve essere sempre una, un, un, una persona che se è intelligente ascolta e poi valuta. Perché in certi si sbaglia ed è logico che, che in tanti casi si sbaglia e gli arbitri possono sbagliare, ma sbagliano anche i giocatori. Però. Eh, analizzando questa, questa vicenda, questa questione, eh, viene fuori che non c'è stato nulla da condannare a ci sono a... stati, Francesco, anche in Sponda Silci, degli episodi che a me sono poco piaciuti all'inizio campionato. Cioè, mm -hmm. allora, lì capisci che ci sono, diciamo, delle cose che non tornano. Ora è chiaro: <coughs> serve anche cercare di usare il buon senso, no? Però poi alla fine in campo c'è anche l'altra squadra, io quindi mi aspetto sempre che ci sia equità. Perché a volte manca equità? Perché dobbiamo sempre cercare di guardare, di guardare le immagini e poi renderci conto che comunque c'è sempre qualcosa che non va? In promoz dalla promozione in su credo ci siano gli assistenti e l'arbitro, quindi sono tre persone, io allora. posso capire la prima categoria. Okay, no. Io penso che il ruolo dell'arbitro sia un ruolo molto complicato e lo sappiamo bene. E sappiamo bene anche che quest'anno hanno anche in federazione dei problemi numerici a livello arbitrario, infatti sono necessari degli anticipi del sabato, eccetera. Quello che riguarda la promozione poi è il livello diciamo, di base anche per riguarda linea, no? quindi ci troviamo qualche volta con delle terne anche dal punto di vista, diciamo dico estetico, però nella <ride> presentazione fisica. Eh, sono un po' come noi, volevo dire, potrebbero ecco, eh. fare anche noi. Poi c'è l'inserimento di tante figure femminili, femminili che hanno, secondo me, dato anche una certa <coughs> tranquillità. però è normale che sono anche delle ragazze alle prime armi che le mandano là per fare esperienza, e di conseguenza, questa somma di fattori può far sì che talvolta ci possano essere degli errori. Sì, questo sì. In qualche fuorigioco, magari, no? in qualche sì, gol sì. annullato, in qualche rigore sacrosanto. Io, io Però non... da lì a dare quattro giornate per aver sì, quello di suo segno non era allo stadio, ma è stato un caso eclatante che ha fatto rumore di parlare io, sinceramente perché... sono rimasto basito. Beh, cioè, che, tra l'altro, la sua uscita fosse stata, non cioè, è stata è neanche... testimonianza no. eh, testimoniata da un fatto di discussione. di me se ne è andato, eh, punto. Esatto. Parlava, da, parlava con sé. Esatto. Esatto. Cioè probabilmente imprecava per, per un errore fatto, perché in quel momento Ma ci sta, um, voglio dire, di, non di, poteva di, dare tutto di, quello di, che magari... Ricevere, sì. Esatto, esatto. Ci sta anche il fallo, ci sta anche la, 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 la sciocchezza. Sì, però non è un fallo cattivo, no, certo, no, eh? no, no. è un fallo di gioco. No, appunto. Eh, se tu la ritiri la gamba, allora giochi a tennis. Beh. Allora, detto ciò, caro Francesco, perché dico... Io allora, io, fir io firmerei oggi... A che ci sono tanti punti, però io oggi firmerei perché il campionato finisse qui. Anch'io. No, tu, tu sì, tu devi <ride> fare lo spareggio, no? Ma noi, come dice il nostro... Parte sinistra della classifica, nostro... 12 punti dai play-out. Il nostro direttore Vigo, noi siamo in quella zona grigia che ci piace molto nel senso che. la serenità. Vorremmo stare così fino a fine anno. Per ora è un campionato ottimo secondo noi. E ripeto, è ancora lungo, ma siamo contenti perché stiamo facendo crescere molti giovani <coughs> che stanno crescendo veramente, vorrei fare qualche nome, Burchini, Selvaggi, ragazzi che erano già l'anno scorso con noi. E anche altri giovani sotto quota, per esempio Fancelli sta facendo un campionato come eccezionale, Capaccioni davanti lo stesso. più con l'innesto di Benedetti sicuramente anche davanti abbiamo aumentato il nostro valore tecnico. Benedetti, tanta roba per la promozione. Eh, me sì, veramente. Insieme a fa roba. Una coppia veramente che si sì. completa da ogni punto di vista, tecnici, fisici. Più la nostra difesa con i nostri vecchi guerri, canta la messa. Insomma, è una squadra che poi l'acquisto di giorni importa. Per la sicurezza, una squadra costruita bene. Anche Ligi, un ragazzo che sta facendo un ottimo campionato da, dal Sansepolcro Sepolcro. Quindi che continui così. insomma. Del Burbo, chi c'è, Giorgio? Allora, allora intanto. Me lo dici perché riesco ad andare a fare una volta in mese i capelli da Federico Rossi, parliamo del, del, del figliolo di Federico, no? Come sta? Sta rientrando, ha fatto già una presenza, è rientrato nel gruppo, ora ci vorrà un po' di pazienza, lui vorrebbe rientrare... Ragazzo sfortunato perché, perché nel momento siamo... in cui poteva esordire in serie D... Che ha grandi doti, ora sta ricominciando la promozione, ma insomma è evidente che abbia delle doti tecniche. Del Burgo chi sia, Silci? Sì, ma ce n'è diversi, da Burchini, diceva appunto Francesco, eh, ai vari. Lo libidi, stesso rossi. rossi. No, sono tutti ragazzi che eh, ecco, Selvaggi che è stato lì senza pubblico e che credo eh, sia un ambiente ideale per crescere, per poter eh, far sì che. Se c'è un'ambizione anche per loro, eh, voglio dire, una valutazione nel nostro, nel nostro territorio eh, di giocatori che potrebbero rientrare o potrebbero benissimo far parte di una, di una rosa che, che, che insomma, vede, vede i giocatori che hanno un ruolo. Allora, c'è da, da fare una considerazione: San Sepulcro chiaramente ne ha talmente tanti che arrivato ad un certo punto fa delle scelte, no? Sì. Un po' obbligate eh. e, e un po' obbligate anche perché, comunque, eh, essendo San con una società che punta al vertice, è giusto che sia così: ogni giocatore ha la sua, <coughs> alla sua categoria. Senti Francesco, sei mai andata a vedere il Borgo? Quest'anno volevo andare il sabato con la Ponte Vecchio, mm. essendo sempre con il Seggio. Non ho avuto l'occasione. ma insomma, Guardo sempre i servizi in tv, lo seguo molto da vicino. Eh, hai visto Mariotti? Le ottime lo ricordo da studente, ma è molto meglio da cacciatore. Oh, attenzione. No, scherzo a parte. No, veramente secondo me... Tanta è, roba, è un sottocuota, ma è a livello dei, dei vecchi come qualità, nel senso che allora, fa la differenza. Allora, in eccellenza, in eccellenza sta facendo la differenza sì, Giorgio. Sì. Io te lo dico, tanto tu lo sai. Ogni settimana ci sono tanti osservatori. È chiaro che il ragazzo sta diventando oggetto di interesse. Sbaglio se dico. Guarda, Giorgio, te lo dico perché sinceramente io ci rivedo, Giorgio Lacrimini. Sì, forse Con più polmoni. Sì. Nel senso che eh, ero più. Tu eri più tecnico forse. Sì, forse più eh. tecnico. Lui, lui è, è potente. E no, mia mia, cioè, lui ha una, una progressione. Una progressione. Anche Domenica sullo 0-0, insomma, si è presentato. Tre volte davanti al portiere una eh, tirato a linea dell'area ha uh, un fatto un tiro uh, che è andato fuori di poco il secondo gliel'ha parato che se è più scaltro la mette rasoterra e, e, e la infila e, e un'altra occasione ha avuta poi è logico che è un ragazzo che da tutto è un ragazzo che sul quale insomma come tanti altri noi puntiamo perché eh, sta rappresentando veramente eh, qualcosa, sta crescendo e, e sta dimostrando quello che insomma vale. Quindi è logico lui e, e tanti altri. Tu ci tanti... punti, caro Sorzo, ma ci puntano anche gli no, altri. Ma, ma è logico che guarda, eh, te lo dico in maniera molto sincera: cioè, eh, l'ambizione di avere dei, dei ragazzi che eh, se fosse per me e mi dispiace dirlo, io farei squadre doppie, squadre triple per non perdere i ragazzi, che detto tra, tra noi, eh, giocare a San Sepolcro lo è stato per me, è sempre un qualcosa di, di piacevole, di bello. Quindi quando si, si, si indirizza, si dà ad altre società i nostri ragazzi un po' dispiace e, e, te, e te lo devo dire benché non lo faccio io personalmente ma eh, ci sono i, i nostri responsabili che lo fanno però ti dico anche che mandare eh, su società professionistiche, eh, professionistiche ragazzi che meritano ragazzi che potrebbero avere l'opportunità lo, di, di diventare calciatori beh, per noi eh, sarebbe la cosa migliore no, sarebbe, più guarda, sarebbe tutto... intanto eh, ho fatto vedere ehm, venerdì scorso no? l'immagine di Niccolo Falconi che alza la coppa, la supercoppa. Esatto. Eh, ricordiamoci che Niccolo Falconi è un cito del Borgo. Cioè. Esatto. Eh, però l'ultimo di, que di questa nidiata di ragazzi che sono riusciti a giocare tra i professionisti è Ferri Marini. Sì. Lui... sono troppi dieci anni ma, ma c'è stato, stato veramente stato un, buco. Eh, un buco un buco che poi negli ultimi due o tre anni è dovuto anche a, ad altri motivi però c'è stato un buco dovuto probabilmente a, ad un appiattimento di quelli che sono stati anche eh, e ce ne diamo una, una responsabilità nostra mh, nella scelta di certi tecnici che purtroppo ma non per, ca per causa loro per non c'è stata la valorizzazione di eh, ragazzi o, o credere su ragazzi che alla fine potevano. Eh. Poi è logico che i talenti non ci sono tutti i giorni, ne, ne nasce uno ogni tanto, ci sono, però. Ma sì, ma uno che... o due ogni Però, due esatto, anni si ascoltano esatto, io fatto. mi ricordo Terzini, mi ricordo Casacchini, esatto, non esatto. voglio tornare indietro no, 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 no questi, questi sono... Giovagnoli, ti ricordi <ride> esatto, il portiere sì, esatto, che hai esatto, esordito esatto, 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 i Bischi Ligotti. Esatto, certo, no, no, ma questo sono d'accordo. Che... Mi faccio paura, caro Fabri, perché inizio a ricordarmi anni molto <ride> e quindi significa che sono vecchio senti Francesco? Uh, mi toglie una curiosità, intanto mm. vorrei cercare di capire quanto è importante per il Selci avere il burgo in serie di... Allora, premetto, perché sennò no domani mattina eh, mi tempestate di messaggi, allora, il rapporto che c'è fra, fra Selci e San Sepolcro è datato da 30 anni, un po' meno con Città di Castello e Tristina. Quanto però è importante che questa società faccia di nuovo il salto in Serie D, perché io mi ricordo giovani importanti che magari non erano più giocatori da D e il Selci ne ha, ne ha presi tanti e hanno fatto le fortune del Selci, Francesco. Quanto è importante avere una società amica che però faccia un campionato importante come la D? Una premessa: San Sepolcro, il suo campionato la Serie D, l'ha fatto per 21 anni consecutivi, il record nazionale. Ora, purtroppo, è qualche anno, sta cercando di risalire. tocchiamo ferro, non diciamo nulla. Però, sicuramente sarebbe importante anche perché, a livello di settore giovanile, a Sansepolcro i ragazzi potrebbero fare campionati più importanti. Quindi, crescerebbero più che ecco, farebbero le nazionali invece che i regionali. Sarebbe soprattutto importante quello e anche chiaramente, come dicevi te, a livello di poi di... Attrattivo. A scalare, no? a scalare, poi ecco, giocando alla categoria superiore, eh, a fine carriera si può calare, si può venire in Purtroppo Francesco, la fine carriera per questi ragazzi sono 22 anni. Sai, sì? sì quello è vero. Finisce l'età di sottocuota eh, e... Sì, è una legge un po' particolare secondo me. Guarda, io faccio sempre eh. un parallelo, no? Noi... Io ho giocato poco, poi dopo il lavoro mi ha portato fuori. Però io mi ricordo Giorgio che quando noi poi facevamo il Valtiberina 10 eravamo... Over 35, eh. Però. Sì, però eravamo over 35. Eh. Adesso io sono stato un paio di volte a vedere il mio banco latino, sono tutti ragazzi di 23. Giovani, anni giovani, sì, sì. E questo ragazzi... Eh, intendi? Questo che... È un campionato importante, però 23 anni no. Sì, eh, sì. diciamo che... No, dire che... Noi ci arrivavamo tardi, 35, 36. Sarebbe bisogno secondo me di fare una scalatura tra promozione e eccellenza a livello di sottocuota. cioè avere gli stessi anni in promozione e eccellenza... Eh, diventa, e diventa... Parla anche un incontro di Sirepa, cioè, secondo me non è intelligente, <coughs> nel in senso che... Eh... Uno dovrebbe avere un 2004 in promozione, un 2003 in eccellenza, un 2002 in Serie D, nel tale che il ragazzo cresce, l'anno dopo sale di categoria, allora diventa più interessante. Per gli stessi anni, molte volte purtroppo fatica il ragazzo, poi quando esce dal da sottocuota eh. non più. Io invece partirei dal presupposto che intanto facciamo in Serie A. Ah! Eh, facciamolo in Serie A l'obbligo di sottocuota e poi cerchiamo di capire come possiamo ragionare anche nei campi. Perché poi, se no, alla fine diventa purtroppo, ragazzi, lo sapete meglio di me: un mercato perché chi ha sotto quota, chi non ha il settore giovanile, deve per forza attingere a formazione che hanno il settore giovanile. E io invece sono dell'idea che quando Giorgio Lacrimini ha debuttato in Serie D, non avevi 17? 16 anni? 16. No, in Serie D, vabbè, ci sono arrivato. Eh, qualche dopo qualche anno, io esordito sì a 16 anni con la prima squadra nel Borgo. Sì. però eravamo in prima categoria. Ah, eravamo, è vero. Era ripartito il GS Borgo, esatto. Eh, però avevi 16 anni sì, e non c'era praticamente... nessuno. Eri forte, no, giocavi, avevi, avevi... avuto coraggio. Becci, che tra l'altro, saluto, eh, sì. eh, Credo che sia uno dei direttori sportivi più. Più Forti di questo, di questo territorio. Eh, detto ciò, rischiamo, Francesco, di perderli tutti. Perché non possiamo dire che un ragazzo a 25 anni è vecchio, cioè veramente. Allora, io che faccio? Lui che fa? Lui, no, il giovane, discorso cioè, era, ragazzi, è triste. Scientificamente andrebbe bene, eh, ma perché la federazione non interviene? Eh, C'è probabilmente... un motivo valido, Francesco. Tutti fate la stessa domanda, ma se tutte le società fanno la stessa domanda, perché i vertici non recepiscono? Per, allora tante, fatele da soli le riunioni, ragazzi, no? Cioè, io credo che per salvaguardare un. Tu ti sei battuto tanto, hai smesso di batterti, ti sei stancato un po' per questa cosa, eh. ma questa cosa è, è quasi. Cioè, veramente andiamo contro dei muri di de gomma. Perché alla fine cioè, parli di arte logico eh, cioè, tanto, eh, se, se le regole sono queste, che dovrebbero essere poi anche eh, nelle categorie superiori, eh, noi ci troviamo in, in un contesto in cui dobbiamo dire sì, va bene così, eh, però è logico che. C'è da fare anche un altro discorso secondo me, che è alla base anche di, di quello che è la formazione che dovremmo dare ai ragazzi e che eh, non, non è che dovrebbe finire lì l'annata la, per chi non è più sotto quota, eh, dovrebbe avere un incentivo, un qualcosa che oggi i ragazzi e, e l'insegnante qui, non solo il, il team manager mi, mi insegna, hanno delle mancanze, hanno, delle, hanno bisogno di, di, di ritrovarsi, di, eh, di avere delle certezze. Probabilmente eh, nello sport e, e appunto nel calcio, se come società ognuno dà eh, al ragazzo la possibilità di crescere e di sentirsi importante e fa uno step anche con l'allenatore eh, senza orientarsi sempre a, a dei risultati ma alla crescita di un gruppo alla crescita è logico ci sarebbe dal punto di vista economico delle, dei risparmi incredibili perché tu vai avanti con giocatori che sono del posto locali e giovani che crescono e poi eh, ecco, eh, faresti quest'opera nei confronti di, dei ragazzi che hai eh, proprio di una maturità di una maturazione daresti che... di sicuro una mano invece in questo momento Uh, prof, lo sai che si fa, si creano false aspettative e poi eh, purtroppo questi giovani sì. vengono lasciati a se stessi. E questa è la verità. Mettiamoci anche i genitori che io ho smesso di andare a vedere il calcio giovanile per, perché non, non avevo più voglia di sentire le urla dagli spalti, io abolirei il pubblico. No? Però questi ragazzi davvero magari credono ad essere chissà chi e poi arrivano ad un certo punto e ti ritrovi veramente tanta qualità nell'amatoriale. Cioè, veramente cioè, diventa È un dispiacere enorme. Cioè, io, io credo che quelle categorie le possano fare gio giocatori che hanno finito la carriera. Vogliono divertirsi, punto. Basta. Non ragazzini di 23 anni che ancora potrebbero tranquillamente giocare in promozione. Allora, questo è quello che è successo nell'ultimo turno, amici miei, di Serie D. Fortunatamente, il tuo Tristina, caro Giorgio, è riuscito a tamponare un po'. Io sono molto preoccupato quest'anno. Io... Anche perché ti dico, poi di te, io non so che cosa poteva far di più. Leonardo Bambini, ma il Trestina ha avuto una sfiga, ragazzi. Sì, diciamo che la, 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 non, non gli ha detto bene perché ha avuto tanti infortuni e tante mancanze eh, di giocatori insomma, importanti e fondamentali. Eh, diciamo che io rivendico un po' sempre eh, al, a, a Leonardo, al Presidente, una mancanza che probabilmente sarò antipatico ma che perdura sempre in, negli anni e che spero anche nella società nostra, nel San Sepolcro, eh, non, non ci sia questo, questo problema dei giovani. Il, il settore giovanile di una, di una società è fondamentale. Io eh, penso eh, che, che il sostegno che dei giovani... Di una Juniores in questo caso poteva dare a, e possa dare all'Altrestina al eh, era fondamentale in mancanza di qualche, di qualche titolare. È logico che le squadre si fanno a, a luglio e si fanno con delle che, con dei giocatori che <coughs> vengono reputati importanti. Se poi questi giocatori hanno dei, eh, vengono, si infortunano oppure. Eh, Però tu dici giustamente, mi so. for, eh, posso attingere dalla risposta. Esatto, linea, io vorrei... Cosa che, che ha fatto che, molte un, volte che un, che un discorso eh, sempre relativo al settore giovanile venga fatto un po' dappertutto. Allora, senti Francesco, il piano Borgo è 65 per il settore giovanile 35 per la prima squadra. cioè Metti 100, tanto per S, per... Budget. Il budget è 65% investito nel settore giovanile 35%. Nella prima squadra, questo a dire il vero Giorgio con il se sbaglio, è sempre stato così, anche prima, ora si sì. è cambiato qualcosina No, sì. Le ma... Maggiori risorse per il settore giovanile, ah sì, sì, sì. sì, sì. Però non più so, meno. più o meno sì, mi dicevano: no? il rapporto era 65-35, un anno può essere 60-40, sì. ma è però più per la prima squadra che per il settore giovanile. Questo non è mai successo. No, nel senso che eh, le risorse per la prima squadra è logico che devono esserci e alla fine eh, se acquisti un giocatore importante eh, ti devi dare da fare a trovare delle risorse però ecco, eh, una proporzione di questo genere più o meno, sì, più o meno Senti, ma è giusto che comunque questo è, eh, chiaramente sì, sì, questo non lo può fare perché non ha settore giovanile ma non perché non lo vuole fare, Francesco perché non ci sono i numeri io mi ricordo quando ero bambino, prima di andare a Città di Castello, avevamo, da, cioè ti rendi conto, cioè, prima veramente c'era poco da fare Giorgio, le, le famiglie... Allora eh, io eh, mi eh, ricordo, noi avevamo già dal, dagli esordienti, perché prima c'erano gli esordienti, già 22 giocatori, eh, ma è vero, a era Un altro mondo, dai... Eh. E io mi ricordo le battaglie epiche prima di andare a, ad abitare la città di Castello contro il lama. E io mi ricordo che era pieno di gente, ma in tutte le categorie. Adesso no. Lama, 200 bambini, 16 ha dovuto appoggiarsi a lama e a sparare. Eh, che dici? Cioè diventa anche difficile, però poi dopo dobbiamo anche guardare la realtà. Vai. Cerbara, altro settore giovanile importante, su questo Silci non è riuscito a, a costruire un progetto. Diciamo che oggi i ragazzi fanno tanti sport, no? prima quando eravamo ragazzi di noi giocavamo tutti a calcio, no? sì. adesso sono tanti sport, ne... è cioè, più variegato, da una parte è una cosa anche positiva perché insomma è giusto che un po' tutti i sport abbiano il loro, il loro spazio. Però soprattutto, secondo me, eh, nei ragazzi di oggi, anche da insegnanti, è la modalità che è diversa con cui si fa lo sport. Nel senso che bisogna essere sempre tutti precisi. Quando piove, c'è una ragazza dallenate. Ah, Quelle sono le mamme, dai. Eh sì, però ecco, una volta era, lo sport era un pochino più come distrustico, eh? giusto? Sorrido. Io vedo mio figlio che gioca appunto a lama, è piccolino, ma insomma. Quando è freddo, la mamma fa qualche problema a ma mandarlo. Allora freddo. la cosa bella, bella allora, freddo, ora dire. vi spiego quello che è successo a tavola a casa mia il giorno in cui Tommy ha deciso di fare sport. No? Io avevo già concordato la settimana a San Sepolcro perché per me doveva giocare a San Sepolcro a calcio e avevo capito che Tommaso ci si mette a tavola e la sua mamma gli fa, dice allora Tommy che sport vuoi fare? e ma, dice ma il babbo mi vuol portare al borgo ma mi... no a parte il calcio che non lo fai <ride> nuoto tennis o basket <ride> o volle allora io ho detto beh allora facciamo fare volle <ride> no allora meglio basket e, 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 e nei dukes ora però io sorrido lo sai perché? Non per colpa della società, ma le palestre ultimamente sono fredde, <ride> la mamma non ce l'ha manda. <ride> e allora mia mamma, cioè, però davvero io mi ricordo borsoni pieni di tutto, e mia mamma, che era lì a lavare. Cioè. però cioè, non, Francesco, dai! Cioè, so, che che stiamo crescendo? L'aspetto del sacrificio è fondamentale. Che stiamo crescendo no. sul serio. Quindi, cioè. Anche per arrivare a dei livelli bisogna fare tanta fatica, tanto sacrificio. Ecco. Io non dico, ma secondo me è una palestra di vita e qualche raffreddore becchiamocelo, per Giorgio. Perché per prenderlo? Eh, qualche volta per, che qualche tu esci. Dal... E eh, qualche volta tu esci con i capelli bagnati, cioè dai, cioè, eh, no, fai gli anticorpi. Sta, eh. sta, dai. Abbiamo veramente cambiato modo eh, di. Stiamo indebolendo un po' tutto. <ride> Vabbè, dai, allora dicevo. Eh, L'obiettivo 38 punti, Francesco, tu che sei un matematico, quando pensi di raggiungerlo con il tuo segno? 38 è la salvezza matematica, te lo dico. Eh? Ma ho qualche, qualche dubbio, sì, stiamo parlando, potrebbe essere anche 39 probabilmente, però vediamo, insomma, non c'è fretta. No, no, mettiamosela alla io... fretta così non ci pensiamo più da retta. E eh, godersi le stagioni positive, giocare le partite importanti belli sereni, quindi quello che verrà, verrà poi insomma. <ride> cioè, certo, finché siamo a più 11 sulla sestultima, giochiamo molto sereni, anche perché ieri sera il Viole ha perso il recupero col Marra, quindi mi spiace un po' per il Città di Castello. Ecco. Guarda, il Viole ha, ha un'altra partita difficile, eh? <ride> gioca con il Pierantonio. E quello potrebbe abbassare la, la quota salvezza. E, e guarda, se doveva riposare il 16, meglio che riposi domenica. Si, sì, allora, domenica eh, noi andiamo a viole, e poi riposiamo. Questa è la domenica, ah, la domenica successiva. Grazie a Federica che mi ha fatto fare la bambina anche oggi. Tutto il programma... E non importa, <ride> va bene così. Eh, quindi vedi che non ti puoi più fidare. <ride> eh. e, beh, però dico io allora. Eh, Mancano tre partite, tre vittorie per centrare la salvezza, Ma sì, ma noi vogliamo anche goderci. Se non sono 38, saranno 39. Sì, voglio... difficilmente saranno 40, eh, Francesco. E anche goderci questa stagione fino in fondo, perché ora iniziamo anche a divertirci: nel senso che l'assetto è stato ben consolidato. Eh, stiamo migliorando nel gioco quindi non c'è fretta di, di fare i punti che dobbiamo fare con sostanza senti Giorgio ora io ho un dubbio non so se mandare il prossimo turno con chi gioca il borgo perché sto guardando <ride> non vorrei sbagliare ma... domenica eh. con la ponte vecchio sabato. in casa poi sabato anzi ah. poi domenica andiamo a aspetta no io eh. può darsi quella del 12 se la dovrei avere intanto eh. Eh non ricordo guarda no allora no era solo errata la quella del seggi. perché guarda Proprio in casa con il lama poi avrà mangiato allora c'è cioè, C4 lama e San Sepolcro, Ponte Vecchia e riposa l'Ellera esatto. io guarda esatto. sinceramente vinci anche se poi dopo tu riposi eh, alla fine eh, capisci, possiamo, capisci, eh, dobbiamo capisci, fare dei calcoli anche mh, sulla base di questa Giorgio, capisci che tu, l'ultima per te potrebbe non, significa, <coughs> non significare. eh Appunto, niente. lo so, questa perché, la devi vincere. Esatto, assolutamente. Devi, perché vai a più tre. Devi, devi, devi vincerne anche altre. Provare a vincere. No, io però guarda, io eh, ho visto le immagini e ho commentato questo perché io il lunedì ogni tanto mi vedo con coniglio Fiorucci, il presidente dell'Ama, no? per fare due chiacchiere, eh, tra l'altro, un amico. Io devo capire che cosa è successo in lama ellera Perché se avesse vinto il lama non avrebbe rubato nulla. Alla fine ha vinto l'Ellera. Voi stavate vincendo, andavate in quel momento a più 6. Sì. Vabbè, questo è un discorso che alla fine sono cattivo, però no, alla fine è un calo di concentrazione. Ci può stare del resto. Anche domenica eh, penso che sia stata un episodio, una partita simile. E, ti ripeto, eh, questo, in questo gioco bisogna essere co costantemente attenti, svegli e poi dopo eh, potrebbe anche non bastare. Detto questo, considerando che io da tifoso della Fiorentina preferivo beccarla a Roma ah. in semifinale, perché beccarla a Cremunese conoscendo i miei polli. Però ti faccio vedere la classifica. Io ho terrore di questa classifica. Perché sulla carta non c'è partita. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. <coughs> e ho notato, Giorgio, che il Sansepolcro quando gioca con delle squadre che sulla carta sono molto inferiori qualche volta becca. Questa è una partita da prendere con le molle. Ma certo, eh? certo. Cioè... Perché stiamo parlando dell'ultima contro la prima, ma secondo me non dice nulla. Eh, lo so, è logico che ci sia un'attenzione particolare, ma io penso e mi auguro che insomma, il mister tenga tutti sulle corde. Abbiamo, abbiamo fatto un passo falso due settimane fa, eh, ci siamo ripresentati con una formazione e con uno spirito diverso, quindi eh, e, e credo che sia il momento per capire che eh, queste partite sono le più difficili della storia. E, e che vanno vinte. Senti, sei andato dopo il 3-4 con l'Olimpia-Tyrus negli spogliatoi o hai deciso di non, di non scendere a parlare il 3, con… Eh? Il 4-2. Sì, il 4-2, perdonami no no son, non sono andato ma non vado non vai più per, no non vado più per, no io non vado quando Beh, una volta l'anno scorso sei andato ci sono andato perché eh, e lì ero, mi hanno detto ero, ero, che sì, no voglio dire eh, era un po' un, mi sentivo un dovere di andarci perché per la gente per tutto insomma bisognava dare una, una sveglia e, e logicamente se non lo faccio io, secondo me non, non può farlo nessun altro, eh, il presidente, ma no, sì, ti... non, non perché sono il presidente, perché alla fine eh, credo di trovare anche le parole giuste per, per stimolarli, al, al di là di questo adesso con una partita che sbagliano, o, o, la situazione è totalmente diversa, c'è una, dall'inizio dell'anno c'è una situazione che è tenuta sotto controllo da una, da una dirigenza, da un direttore sportivo, da un allenatore. Quindi io um, sono contento di quello che stanno facendo, quindi non è il caso di, di sottolineare niente. Quanto conta, Francesco, che i ruoli in una società siano ben definiti? È fondamentale, sicuramente, ognuno deve fare il proprio, deve portare il proprio mattoncino per quello che può. Deve rimanere nei propri ruoli senza invadere i ruoli altrui. E da questo punto di vista, insomma, io tre anni fa ero a San Sepolto in Serratoria. So bene che è una società strutturata e di grande qualità anche fuori dal campo. Beh, questo senz'altro. Questo invece è, sono i risultati di prima categoria. Dite incrociate perché la Virtus, caro Francesco. Eh? Ma adesso sta facendo un buon campionato, ha cambiato allenatore. Ma guarda no, sta facendo il suo. Sì, ha preso un allenatore di grande esperienza, di qualità sì. come la Monica. è stato anche un rischio, Francesco, eh, perché cambi l'allenatore <coughs> primo in classifica. Sì, è stata una scelta che ha destato qualche sorpresa nell'ambito, però secondo me ci può stare, nel senso che ancora è presto e ci poteva anche stare. Sta facendo un gran campionato il Cerbara quella rosa che ha siamo, con, siamo tutti contenti che anche la sul Pizia stia risalendo alle zone basse quindi insomma le squadre valtiberine stanno facendo secondo me bene poi allora. Pontefelcino sta facendo un gran campionato consideriamo pieve santo Stefano valtiberina sì Ci ho no, giocato quattro anni <ride> con il... eh, lo, lo dico è. perché Piedici. è mio cognate di pieve santo Stefano io gli ho detto guarda che ha la madonnuccia dogana <ride> Ma però mi, mi togliete una curiosità: la sul ragazzi. Comunque adesso guardi, io faccio vedere la classifica: cioè, veramente anche qui stiamo parlando di due spicci. Cioè, squadra costruita cioè, parte sinistra della classifica. Ha avuto una crisina. Tanta, cioè 28 punti, ragazzi, 20, cioè, voglio dire, per le prime 12 partite abbiamo fatto 9. Pareri si, sì, sì, sembrava no, è, è e, stava e dico Giorgio che può sembrare assurdo, ma è tornato anche l'entusiasmo, ma questo è, è, viene alimentato con i risultati. È logico che eh, la scintilla ci deve stare, una mo, motivazione per, per partire ci deve essere. Quindi, credo che la società di, di Moreno. Sì, sì. Eh, Ghignoni. ghignoni scusa no. grazie. Eh, sia, sia anche in questo caso eh, una società pronta per fare un, un campionato di vertice Ora, a, 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 ridosso delle, ma... a ridosso delle prime diciamo così visto, visto anche la partita allora eh, Sulpizia ma non solo Cerbara ma non solo eh, Francesco con tanti complimenti anche al Pistrino sì. no. eh, anche non... qui ci sono dei ragazzi sì. del Borgo Pistrino tra l'altro ha anche degli attaccanti di grande interesse. Anche è un, è un più gran bell'allenatore, allenatore, ragazzi. Sì, è un più gran bell'allenatore allenatore il, il Pistrino. C'è diciamo, un bel campionato, ha ridosso delle prime, quindi... Poi non è vorrei... anche un campionato competitivo questo di prima categoria. E eh, ho notato che, sinceramente, delle partite sono son partite eh, belle da vedere. E sì, non sì. è per nulla semplice. Allora... Siamo in conclusione. Io vorrei Giorgio cercare eh, di eh, capire questo. Allora, in Serie D, torniamo a parlare di Serie D: eh, eh, tutti è pensavano. Presto, eh? È presto, per no? Poi... Non dico per sponda San lo chiedo ad entrambi. Tutti pensavano che l'Arezzo ammazzasse il campionato. Mm. E invece, ragazzi, vi certifico che ad Arezzo, tifo. Organizzato in fibrillazione perché non piace il campionato che stanno facendo nonostante che la società abbia fatto tutto per vincerlo molto prima perché volevano pianificare la Lega Pro, ora si torna a mettere in discussione Paolo Indiani. Cioè, sinceramente, Giorgio. Cioè Vabbè, questo è il, è il problema della mentalità del, del calcio in generale o dello sport in generale, che, che vorremmo subito tutto, e, però eh, capisci bene che ci sono delle difficoltà eh, anche oggettive. Eh, L'Arezzo è una società che probabilmente eh, eh, per calarsi in questa situazione eh, o per vincere un campionato lo può fare, ma deve affrontare anche altre squadre, quindi quest'anno ha trovato una pianese che è reduce da due anni fa da un campionato di Lega Pro, eh, è strutturata con dei giocatori che insomma sono di categoria eh, e, e quindi sta dimostrando di essere un antagonista importante. E, è naturale che per vincere è, è difficile, è difficile anche se lo programmi perché uno più uno nel calcio non fa due. Sì, ho capito, però capisci che mentre la Pianese difficilmente sbaglia, l'Arezzo sbaglia ma, molto. molto ma probabilmente è anche un discorso di, di, di tranquillità, di serenità, cioè sono tante le componenti che poi alla fine la domenica vanno in campo. Eh, cioè, un, un, una tifoseria che dovrebbe essere di sostegno, di supporto, ma non sempre... Stiamo parlando di 1500 esatto. abbonati, ragazzi, esatto. eh, cioè... esatto. Però, ti ripeto, eh, è il prossimo abbiamo turno. un avversario, e, e poi chi gioca con l'Arezzo non è che gioca sì. con... Sì, con... questo è il prossimo turno, attenzione, perché... Eh, eh, probabilmente è più facile per l'Arezzo vincere col Flaminia che aver, aver provato a vincere con, con la... visto che poi tra l'altro non c'è riuscito con la, la, la il Terranova Traiano. È eh, incomodo anche per il Tamba perché... Eh sì, eh. no, eh, guarda, sta facendo un campionato. Eh, io a volte mi domando eh, la, la serenità, la tranquillità che, che infonde nel, nelle teste dei giocatori. Cioè io ragazzi, nonostante guardate abbia la dovuto, classifica, abbia dovuto, Giorgio, lo sai che nel, da, da quando è arrivato il Tamba è quarto? Sì. Diciamo che hanno cambiato sì. tanto in squadra, però il ruolo di, di, di Fiorucci è stato, è stato determinante. È determinante, e quindi ecco, lui è la persona, secondo me, il mister ideale in queste situazioni in cui. Francesco ti dico da matematico: l'Arezzo in questo momento è salvo perché ha fatto un punti. <ride> direi sì, ma Arezzo è una piazza difficile sì. ho capito, tu, tu hai ragioni ma Lo hai fanno... visto che squadra che hanno fatto da Arezzo ragazzi è un ragazzi. attore top, però se tanti anni che sono un non riesco a risalire c'è anche un motivo, è una piazza complicata per me domenica è una partita fondamentale per il Trestino io spero sì. che possa scattare quella scintilla che deve male. scattare perché La sennò tanzia. diventa molto molto difficile <coughs> e guardati comunque davvero l'Orvietana eh? l'Orbitano in questo momento credo che sia una delle squadre più in forma insieme alla pianese di questo campionato bene, grazie a Francesco Fabri Prego, grazie. team manager del Selginati so. grazie al presidente del Sansepolcro no, mi dicono io lo chiamo Sansepolcro anche io lo chiamo Sansepolcro a me <ride> mi dicono no, no. lo devi chiamare Vivi. no, no io, io lo chiamo Sansepolcro. Sansepolcro se qualcuno non ama c'è cioè il telecomando, può cambiare okay. quindi grazie al presidente grazie. del Sansepolcro Giorgio Lacrimini Tocchiamo ferro, però dopo si fa la festa, no? Eh, la, la festa bisogna farla dopo che. Sì, uno... però ne, in, non succede, ma se dovesse succedere ah, si, se si fa la festa. Si farà una festa eh. senza esagerare. Perfetto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Tempi supplementari torna venerdì prossimo. Buon calcio a tutti.